Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piacciono i miei video, mettete un like, e se volete le novità, selezionate la campanella. Detto questo, andremo a vedere oggi, sempre nel parametro del gas free, quindi la terza serie, il terzo video, diciamo, l'aumento un pochino della prestazione delle batterie. Come chi sa, chi segue il mio canale sa già che io ho due batterie della Lithio Store che ora vedremo da 90 A in parallelo, quindi sono 180 A al litio, coadiuvate da un'altra batteria tampone AGM da 160 A. Siccome volevo aumentare un pochino la potenza in kilowatt disponibile, ho optato per una batteria di cui già conoscevo la marca, già ho installata questa batteria su altri camper, il modello però da 100 A. Ora invece ho ordinato per il mio camper il modello da 300 A e quindi adesso andremo a togliere le due batterie della Lithio Store, applicare la batteria da 300 A di questa marca che ora vedremo insieme e faremo tutte le prove del caso. In questo caso vedremo insieme lo smontaggio delle vecchie batterie e l'installazione delle nuove batterie. Questo è il gavone dove sono installate, diciamo, le batterie. Come potete vedere, questa è la batteria da 160 A tampone, queste sono le due da 90 Lithio Store e qua abbiamo parte dei cablaggi con tutti i rispettivi DC-DC della Victron e quant'altro, compreso il caricabatterie a 220. Ora andremo a togliere praticamente le due batterie e installare qua quest'altra batteria di cui ora vedremo le caratteristiche. Ok, iniziamo con lo smontaggio delle vecchie batterie. Qua, come potete vedere, c'è tutta la, diciamo, i fusibili vari di tutte le batterie. Questi sono gli interruttori, non so se si vedono, sono gli interruttori, praticamente i fusibili riarmanti delle due serie, dei due regolatori del 20 e dell'MPPT30. Quindi noi, prima di fare questa procedura, prima di staccare lo staccabatterie che unisce praticamente le batterie al sistema, andremo a staccare, come è sempre bene fare, i pannelli fotovoltaici, quindi 1 e 2, e a questo punto possiamo intervenire sullo staccabatterie togliendo praticamente alimentazione. Ok, quindi a questo punto abbiamo isolato tutto l'impianto, potremmo ora cominciare già lo smontaggio delle batterie. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Ok ragazzi, questo video è il proseguimento del precedente. Ho deciso, poi ho interrotto il video precedente, ho aspettato qualche giorno e ho ordinato due batterie, quindi questa è la seconda batteria da 300 A, perché prima di finire l'installazione ho deciso di metterne due in parallelo, quindi avere 600 A a disposizione. Ora vedremo come le monterò, e una cosa importante che volevo dire, se volete montare delle batterie in parallelo, è ovviamente andare a prelevare la corrente da un capo all'altro della batteria. Quindi il negativo lo prenderemo dalla batteria 1 e il positivo lo prenderemo dalla batteria 2, in modo da dare il carico giusto a tutte e due le batterie, altrimenti le due batterie in parallelo non saranno mai con la stessa carica. Procediamo, mettiamo su anche questo bambino qua. Ok ragazzi, ho appena finito l'installazione delle batterie, come avete visto prima le ho messe tutte e due in fila, sono riuscito a farcele entrare proprio in maniera perfetta, fortunatamente avevo preso bene le misure, quindi le ho fissate e adesso andiamo a vedere insieme il lavoro che è stato fatto. Ok, come potete vedere questo è l'interno e poi vi spiegherò bene che cosa ho fatto in un altro video. Ho realizzato praticamente una serie di sistemi con termostati, come vedete questo è uno e questo è un altro, per fare in modo di gestire le temperature all'interno del vagone. Questo sistema qua praticamente gestisce le batterie che stanno dietro queste paratie che ho fatto adesso, che dovrò verniciare, e gestiscono la temperatura interna dell'alloggiamento del litio. Essendo fuori, poi farò un video a parte proprio su come realizzare praticamente un sistema per fare in modo di tenere le temperature sempre abbastanza alte dove sono le litio. Questo per quanto riguarda ovviamente l'inverno, perché più o meno intorno ai 5 gradi smettono di essere caricate, sia internamente se hanno la protezione del BMS con il blocco, e ce l'hanno quasi tutte, ma anche regolatori specifici tipo Victron, c'è la possibilità di abilitare o disabilitare questa funzione, ma di default è sempre attiva. Quindi se non andiamo a caricare l'IFEPO 4 sotto i 5 gradi, potremmo avere problemi, quindi potremmo rimanere diciamo a piedi senza batterie, perché non possiamo ricaricarle. La batteria comunque eroga corrente, non ha problemi, però la funzione di ricarica non viene praticamente attivata. Con questo sistema ho scaldato praticamente le batterie, diciamo con una modalità particolare, poi le andremo a vedere, in modo che riesco ad utilizzarle anche quando le temperature scendono sotto lo zero. Ora andiamo a togliere le paratie e vediamo come le installate. Questo pezzetto di paratia è mobile perché attaccato c'è il termostato, come potete vedere, quindi questo è il risultato finale. Ho messo anche un piccolo isolante termico giusto per aiutare a mantenere la temperatura all'interno del vano. Queste sono le resistenze che di cui vi parlavo prima. Sono delle resistenze elettriche che ho messo sotto le batterie e che vanno a scaldare anche tutto l'ambiente, diciamo il piccolo vano, anche se non è ben chiuso, ma diciamo mantengono il calore lì all'interno. Queste sono le due batterie che ho collegato praticamente in parallelo, e come dicevo la cosa importante è prelevare un polo dalla prima batteria e un polo dall'ultima, a prescindere se sia positivo o negativo. E quindi vanno prelevati il positivo di una batteria e il negativo dell'altra, per sfruttare bene il parallelo e non danneggiare la batteria che inevitabilmente sarebbe l'unica sul prelievo. E quindi in questa maniera andremo a prelevare corrente da tutte e due le batterie contemporaneamente,
essendo due batterie identiche e della stessa, diciamo, data, non hanno nessun tipo di problema. Queste sono le istruzioni che arriveranno con le batterie. Sono i due fogli che abbiamo in arrivo, diciamo, in allegato alle nostre batterie. E possiamo vedere una cosa importante: spiega i collegamenti che dovete fare nel caso in cui venissero collegate in parallelo in serie in 2P4S, 4P2S, 4P4S, quindi collegamente serie parallelo che dovrete poi andare ad effettuare. È tutto riportato qua dentro con una grafica molto semplice. Vedremo un esempio insieme di come sono state collegate nel mio camper, visto che ho praticamente due batterie in parallelo. Questo è il fogliettino che viene fornito con la batteria, ci sono le dimensioni in pollici, le caratteristiche tecniche. Ci spiega che praticamente abbiamo la tensione operativa più o meno 12,8 sotto carico, quindi con un carico importante. Sta intorno ai 12,8 con la ricarica a 14,4 che può andare, diciamo, da 14,2 a 14,6, abbiamo un più 0,2. Per quanto riguarda invece la corrente massima di scarica, abbiamo 200 A, quindi il BMS interverrà sopra i 200 A di prelievo di corrente. Tecnicamente, come vediamo di qua, la batteria ha 3840 watt. Qua ci fa vedere tutti i pezzettini, tutti i cablaggi per la carica delle batterie. Questi sono i dati tecnici che comunque sono congrui a tutte le litio, perché comunque le celle interne, grandi linee, sono sempre quelle, un pochino di classe A, di classe B, di classe C, ma grandi linee, le caratteristiche tecniche sono quelle per tutte le litio. La differenza la fa il BMS, perché bisogna verificare bene il tipo di BMS che è montato, in questo caso è un 200 A. Cosa importante, fa vedere i tipi di collegamenti. Potete vedere che qua già è specificato come dovete collegare questa batteria se le mettete in serie in parallelo, anche se vi consiglio di andare da un tecnico specializzato, perché un conto è mettere in parallelo serie delle batterie da 100 A, che comunque è tanta roba, parlando di C1 al litio, parlando di questi biscottini da 300 A all'una, insomma 2P4S è tanta roba, quindi un parallelo semplice già bisogna dare più o meno le stesse tensioni per evitare di rovinare il BMS, quindi metterle tutte e due le batterie alla tensione che più o meno un 0,1 di differenza, per non incorrere nella sfiaccolata iniziale del flusso di elettroni completo, perché le litio non sono come le piombo, quindi non è che mandano una ricarica, la piombo riceve una ricarica molto piccola, la litio riceve un C1 quasi, quindi se abbiamo un valore dissociato tra le due batterie è relativamente importante. Come attacchiamo il carico, iniziano a passare 200 A tra una batteria e l'altra istantaneamente, non è il caso. Quindi, se montate la singola, fatelo da voi, se montate in parallelo, fatevi assistere da qualcuno. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, mettetela nei commenti. Se avete qualche idea particolare, mettetela nei commenti. E soprattutto mettete il like, che non costa nulla e invece a me fa molto piacere, perché aumenta tra le altre cose la visibilità di YouTube. Quindi buon proseguimento, al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao ragazzi! Artlist.io.